Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Andiamo a vedere insieme queste luci LED acquistate su Amazon a un prezzo di 20 € circa. Vi leggo un attimo le specifiche, dopo andiamo a vederle da vicino. Comunque il link è in descrizione sotto il video. Allora, devo dire che sono 33 metri di cavo. Qua ne vedete due, quindi ho comprato due confezioni da 20 € l'una, quindi sono in totale 66 metri. Per creare questo effetto un po' tenda da indiano che va a coprire tutta la terrazza, diciamo. Quindi, ecco, per effettuare questo discorso qua ho attaccato insieme due catene di lucine colore caldo bianco. Vi faccio vedere prima di tutto che la distanza tra una lucina e l'altra è sempre la stessa e poi ovviamente il cavo è trasparente. Non so se si vede bene, mi sposto un attimo. Come vedete, il cavo trasparente, intrecciato, quindi anche solido, e la lampadina che è protetta. Abbiamo un sistema di protezione IP44, quindi che protegge dagli schizzi d'acqua, quindi la pioggia. Ho creato al di sopra in un anello la possibilità appunto di inserire con questi gancetti, che ovviamente non arrivano in dotazione, i vari fili luminosi e attaccare poi al di sotto coperto dal davanzale, attaccare, dicevo, tramite uno spinotto l'altra catena luminosa. Queste qua sono 33 metri e 3 metri di cavo che va poi alla corrente e distanza tra le lampadine 10 cm. Voltaggio in uscita 31 volt e la tensione d'ingresso è 127/220 volt, quindi veramente poco. Però sono disponibili anche 200 LED oppure 100 LED. Ovviamente io ho optato per quelle più lunghe, come vedete. Mi avanzava poi un po' di filo e sono andato qui a porlo sulla siepe. Come dicevo, l'ho testato per un mesetto, quindi devo dire che resistono all'acqua, funzionano perfettamente. Dopo vi farò anche vedere un video su come risultano. Vi faccio vedere poi il cavo, come l'ho impostato. Eccolo qua. Ho fatto passare ovviamente dentro questo tubo per proteggerlo dall'acqua, però comunque collegato all'alimentatore che ha una presa asciutto e poi ho messo un timer perché purtroppo non è in dotazione il timer, quindi si accendono a degli orari stabiliti, ma con 5 € potete metterci il timer. Da qui si può controllare ovviamente le varie illuminazioni. Eccoci, è giunta sera e adesso vi faccio vedere un attimo i vari settaggi, le varie illuminazioni. Come vedete che ho un effetto davvero carino, questo qua è l'effetto statico. Crea un effetto tenda, come vi dicevo già quando c'era la luce. Ed ho una sensazione avvolgente. Dopo vi farò vedere anche da fuori, da lontano, come si vede. Ora andiamo a modificare le varie illuminazioni, vado a premere l'alimentatore. Questo è un effetto. Passiamo al prossimo. Alternato. Questo è scomparso. Questo qua un po' stile discoteca. Questo va a dissolversi. Degli effetti veramente carini e adesso vi vado a mostrare da lontano come si vede. Resistono all'acqua, resistono alla pioggia. Ho fatto dei giorni in cui pioveva tanto e devo dire che
hanno passato il test. Ecco come si vedono da lontano, un vero spettacolo. Vi lascio il link in descrizione delle illuminazioni, così non potete sbagliarvi. Vi ricordo che ho preso due set per fare questo effetto, e devo dire che rendono veramente tanto. Fatemi sapere come vi sembrano, se vi piacciono, e vi rassicuro che dal vivo rendono veramente di più.